di Bobo Craxi, che abbiamo proprio qui intervistato un po' di mesi fa, in un'altra occasione in cui il cantiere si riuniva, e parlavamo, mi ricordo, prendendo spunto proprio da una tradizione familiare, in qualche modo, con cui in Italia si iniziò a parlare, grazie a Bettino Craxi, delle riforme istituzionali. Un discorso che in qualche modo, adesso sentiremo anche la tua opinione, ovviamente, si sta realizzando con delle tappe importanti, che sono appunto, abbiamo cominciato adesso qualche settimana fa con la legge elettorale, il cambio della legge elettorale, per quanto appunto non sono riforme tecnicamente costituzionali, però insomma è importante il cambio della legge elettorale, ed è ormai anche lì quasi in dirittura d'arrivo il superamento, come si suol dire, del bicameralismo perfetto, quindi con la trasformazione del Senato. Ecco, un commento su questo ovviamente mi sembra doveroso. Sì, io ho ringraziato gli amici del Cantiere per questo invito a partecipare a questo seminario molto interessante e ho subito fatto questa premessa. Vi ringrazio perché voi fate quello che non ha fatto il Parlamento, cioè il Parlamento ha votato una legge elettorale privando sostanzialmente i suoi componenti di un dibattito pubblico. La legge elettorale è passata attraverso un voto di fiducia, cotta e mangiata, come se fosse una legge di emergenza nazionale che avesse bisogno di un consenso elettorale subitaneo, e quindi questa grande esigenza che lei richiamava, che tu richiamavi, di cambiare le regole del gioco, riformare uno Stato più leggero, più efficiente, più veloce. Però questo lo si deve fare attraverso anche la discussione pubblica, non è che i tempi della democrazia sono tempi necessariamente veloci. Tenga conto che l'Assemblea Costituente fu varata nel 1946, nel 1948 avevamo la Costituzione, però ci fu una forte legittimazione popolare. Attraverso il voto popolare i cittadini elessero i parlamentari che poi si occuparono di riforme. Qui è successo che un Parlamento totalmente ho dichiarato anticostituzionale, a colpi di maggioranza, a colpi di legge di fiducia, di mozione di fiducia, ha varato una legge elettorale. Quindi già, diciamo, il parto è stato un parto negativo dal mio punto di vista. Nel merito, io valuto che questa legge elettorale, che purtroppo triplica i sistemi italiani, cioè si chiama Italicum quando né nel comune né alla regione noi votiamo con questo sistema. Questo sistema esalta diciamo la centralità di un partito unico, in questo caso il partito di Renzi, che sarà avvantaggiato da questa legge elettorale, assegna un premio di maggioranza sproporzionato, determinerà una miriade certamente un pluralismo importante in Parlamento, ma non consentirà quello che in realtà in questi anni abbiamo cercato di consentire a questo paese, e cioè la governabilità attraverso l'alternanza di coalizione, che è un sistema che meglio si adattava ad un paese, ad una democrazia che usciva dai partiti tradizionali, no? Dalla sua composizione tradizionale di partiti. Oggi i partiti sono per la maggior parte partiti personali, c'è una forte disaffezione, ci sono partiti antisistema dichiarati come quello del Movimento 5 Stelle o per certi versi anche la Lega di Salvini, che si chiama attraverso un estremismo parolaio, ma certamente un estremismo politico, si chiama fuori, diciamo, dalla responsabilità di essere partito conservatore di governo, e quindi noi francamente abbiamo confezionato un abito su misura su una situazione che oggi allo Stato non dà alcun segno, diciamo, di pericolo. Un domani, attraverso queste leggi elettorali fortemente prive di un contrappeso democratico, potrebbero essere da un certo punto, dal mio punto di vista, abbastanza rischiose. Però cosa ha fatto Capua? Come ho detto prima anche all'interno del seminario, come diceva il vecchio Engels, bisogna fare la prova del budino, quindi bisogna stabilire se il budino è buono, bisogna prima mangiarlo. Vedremo questa legge elettorale che cosa determinerà. Dico solo che il suo varo e le sue intenzioni sono tutt'altro che positive. Sì, peraltro sarebbe anche da sottolineare e far sapere anche ai nostri videoascoltatori che ci sono una serie di norme transitorie che comunque assicurano il fatto che prima del 2016, se non erro, non sia applicabile questa legge. Quindi diciamo
Si può stare tranquilli che non è che domani subito Renzi possa incassare. Fino al 2016 diciamo stiamo. Un'altra domanda volevo fare su questo. Hai parlato di, io ti do del tu perché prima ci davamo del tu un po' in linea. Hai parlato di partiti personali. Allora, secondo te il PD oggi di Renzi è un partito personale? Beh, è un partito a forte vocazione, diciamo, leaderistica e naturalmente anche in ragione di questa di questo carattere della selezione, diciamo, dei parlamentari, e tendenzialmente si capisce che l'elemento dell'obbedienza al capo è quello che più, essendo venuto meno, diciamo, il processo e il principio ideologico. È chiaro che non è la leadership in sé che si contesta, è che è una leadership che esce fuori da un contesto di sconfitta, diciamo, dei vecchi dominus del Partito Democratico di derivazione postcomunista. Arriva attraverso un'esperienza tutta giocata e fondata sulla sua capacità di leadership. Quindi è chiaro che è un partito fortemente, diciamo, animato da una capacità di leadership ed una convergenza sulla sua capacità di persuasione mediatica. Un altro elemento in discussione, secondo me, su questa legge elettorale, un elemento centrale di queste riforme istituzionali, perché io sottolineo che riformismo non significa cambismo. Il cambismo è facciamo qualcosa di nuovo, purché si cambi. Ho sentito all'interno del nostro seminario una riflessione a riferimento di questo tipo, cioè piuttosto che l'immobilismo di questi anni, la confusione, meglio che arrivi qualcuno che cambi le cose. Ma ragionavano così anche negli anni 20, quindi vi metto, diciamo, sul chi va là. Il problema è un altro, il problema politico democratico italiano è anche legato al fatto che il governo, cioè l'esecutivo, in ragione della nostra adesione alle istituzioni europee e all'Unione Europea, ha già fatto una cessione di sovranità. Per capirci meglio, i vincoli europei ci impongono delle decisioni e assunzioni di responsabilità che devono tenere conto del contesto a cui noi abbiamo ceduto la sovranità, e cioè che è quello europeo. Bene. Proprio perché il contrappeso a questa cessione di sovranità deve essere un contrappeso forte sul piano democratico, bisogna estendere il valore della partecipazione democratica dei cittadini e quindi mantenere in vita le istituzioni democratiche, tanto più se partecipate e dirette. Quindi io sono a favore di un Senato eletto direttamente dal popolo, sono a favore di cittadini eletti direttamente dal popolo e non attraverso il sistema, diciamo, di fatto octroyé, cioè imposto dall'alto, per esempio delle liste chiuse o dei candidati, diciamo, dei capolisti direttamente, diciamo, indicati sulla scheda, perché questo priva il cittadino. E c'è una sola cosa, il cittadino, è quella del voto, e se si priva pure di questa potestà è chiaro che il cittadino si sente meno garantito, e infatti prova ne sia che incominciano a disertare le urne in modo piuttosto consistente. Vedremo in queste prossime elezioni parziali regionali che invece, laddove sussiste il voto di preferenza, in particolare in alcune regioni del nostro paese, il cittadino è maggiormente invogliato. Non è detto che sia totalmente invogliato, però certamente il fatto di conoscere direttamente il candidato, questo consente in qualche modo la scelta. E gratifica anche, diciamo, l'elettore del fatto che il suo voto non sia un voto inutile. Volevo fare una domanda a Bobo Craxi sulla, diciamo, sullo spettacolo, che così possiamo dire, che ha dato tutta quella, diciamo, parte del PD che in qualche modo si è opposta a Renzi o l'ha criticata e così via, che in qualche modo non mi è sembrata molto unita, che forse se lo fosse stata unita avrebbe potuto effettivamente influire magari politicamente e per ottenere appunto una riforma un po' diversa. Però in realtà, tranne una defezione che è appunto quella di Pippo Civati, che non so adesso cosa farà, che mi sembra abbia avuto molto seguito, di fatto è stata così frammentata che non ha avuto poi una influenza politica.
Ma sai, su questo punto gravano certamente dei riflessi che sono condizionati, il fatto di non voler votare contro il proprio governo, e questo lo capisco, il fatto di non spingersi sino ai confini di una separazione, diciamo, di destino, però questo indubbiamente ha Il fatto di non voler andare alle elezioni potrebbe aver influito. limitato. Beh, certo, c'è anche questo, che c'è un Parlamento sostanzialmente, tra virgolette, ricattato da questo elemento sostanziale, cioè quello di non volere recarsi alle urne anzitempo, ma anche qui la dice lunga come questa classe politica sia stata selezionata, essendo tutti figli del porcellum, e c'è, ed essendo stato fatto un turnover molto robusto nelle ultime elezioni, con formazioni politiche totalmente nuove, Scelta Civica, gli stessi 5 Stelle, che però sono quelli in qualche modo meno attaccati alla poltrona, così a loro dire. E per questo che io ritengo le elezioni, il sistema elettorale e le riforme istituzionali e le riforme costituzionali sarebbero state più idonee se fossero state il frutto del prodotto parlamentare di un'assemblea costituente, ovvero sia i cittadini avrebbero dovuto eleggere un'assemblea costituente che si occupava solo di riforme, al riparo di queste, diciamo, che sono ricatti evidenti. Tornando al Partito Democratico, c'è un problema molto semplice: si è introdotta con la leadership di Renzi e con una prospettiva politica diversa, è chiaro che si è introdotto un elemento distintivo politico molto forte. Sostanzialmente il PD di Renzi è una cosa diversa da quella che avevano immaginato loro, una cosa diversa dall'Ulivo, certamente una cosa diversa dalla continuità con il PC sotto mentite spoglie, quindi determina una frattura anche di carattere ideale, oltre che politica, molto, molto profonda. E Renzi non fa nulla per nasconderlo, anzi, diciamo pure che Renzi esalta questo elemento di discontinuità proprio in qualche modo, per liberarsi da quelle che lui considera delle zavorre. Questo lo considero politicamente un pericolo per Renzi, ma d'altronde però anche un'opportunità per la sinistra, ovvero sia, se c'è una sinistra tradizionale che vuole, nel nome, diciamo, di una tradizione politica che è l'unica che può essere nel Novecento considerata, diciamo, ancora resistere alle prove del tempo e della storia, che è quella socialista, in una forma naturalmente diversa. Non si tratta più di convergere dentro il PSI, ma si tratta di rispondere alla sorgente, diciamo, della storia, che comunque è tutta figlia del movimento operaio, del movimento socialista. Su di essa si possono innervare anche nuove fondamenta per una sinistra del futuro. Ben inteso, il socialismo non ha, in questo momento non gode di ottimissima salute, però il fatto che non ci siano partiti socialisti, tranne che in Francia, che governino in Europa, caso della Francia e della Germania, che peraltro è diverso, non significa che siano venute meno le ragioni della difesa del mondo del lavoro e i partiti che si ispirino a quella tradizione. E io penso che questo dovrà essere per forza il destino di un'area vasta e più larga della sinistra italiana, per non finire sotto le sgrinfie di un massimalismo esageratore, inconcludente, di derivazione sindacale, che non ha in questo momento, secondo me, un po' per... Mi ha bruciato la domanda successiva. Perfetto, Sì, io leggo nel pensiero. allora con Bobo Craxi anche appuntamento su Liberi TV, eventualmente fra qualche tempo per commentare un po', diciamo, l'avvio e i primi 6 mesi, un anno di questa riforma, se ci saranno ulteriori modifiche. Vedremo un pochino quest'Italia se starà ancora in piedi. Grazie ancora.